voto 7. Se persino Kakà si fa da parte per mandare lui a battere angoli e punizioni, un motivo ci sarà. Recapita sulla fronte di Ambrosini un pallone che chiede solo di essere spinto in rete. Calcio poesia, come questo lancio per la testa dello scatenato Oddo in corsa con svirgolata finale di rovinare tutto. Giotto. Voto 7. Alleluia, alleluia. Gioca bene, ma bene davvero, ex pallone d'oro, che i difensori del Messina provano a fermare con le buone e con le cattive senza quasi mai riuscirci. Va vicino al gol il primo tempo ed è il suo piede a far spiovere in area i palloni più pericolosi. Vedi deviazione per il gol in bicicletta fantasmagorico di Materazzi. Tirato a lucido, maestro. Voto 6,5. Depresso e avvilito per il goffo coinvolgimento in Vallettopoli, resta comunque fior di centravanti. Non è stranamente ispirato sotto rete e dopo averci provato più e più volte senza fortuna, decide che la cosa giusta da fare è puntare su un altro cavallo. L'orgoglio c'è, rinfrancato. Voto 6,5. Il suo muoversi spumeggiante manda in tilt nel primo tempo la difesa dell'Inter. Una partita in due polaroid. La prima al minuto 43, quando liberato in corsa dal balordo disimpegno di Bianco, spara scelleratamente in curva. La seconda al minuto 73, quando si catapulta lesto sul pallone ballonzolante sulla girata al volo sfodera al minuto 20. Sono vere folgori. Pantera. Voto 6 di incoraggiamento. Nel primo tempo, quando Roma-Milan è una partita fra zombie in maglia bianca e umani, lui segue l'impari match con questa faccia un po' così. Nell'intervallo si mette in testa l'idea meravigliosa di togliere due zombie e inserire due umani. E quasi gli capita di vincere la partita. Sbigottito.